Allora, andiamo sulle due partite di oggi e voglio fare una domanda ad Antonio. Yes. La Lazio ha preso una bella batosta, no? Porco cane. Ma ho visto che ha iniziato Immobile e poi il 55esimo, se non sbaglio, l'ha tolto. Esatto. L'ha tolto, è entrato il Tati e si è procurato il rigore. E ha avuto anche un'altra occasione da gol. Come ha fatto la Lazio? Vado io, Nick? Sì, io la Lazio non l'ho vista. Okay. È l'unica che non ho vista delle tre, delle quattro. Penso, vado ad intuire così, è la peggior partita che ho visto fare alla Lazio di Sarri. Bobo ha preso una rumba, soprattutto il primo tempo, da mettersi le mani nei capelli. A livello di ritmo, di gioco, di passo, di occasioni create, di tutto. Li ha disintegrati. Il Feyenoord l'ha disintegrata la Lazio. A 10 minuti dalla fine si è creato il rigore, il Castellanos. Ha fatto 3-1, poi ha avuto un'occasione ancora Romagnol sul calcio piazzato. La Lazio ha preso una rumba. Io l'altro giorno dicevo, la Lazio fa fatica ogni 3 giorni per l'idea che ha Sarri di allenare, perché Sarri ha bisogno di quegli 11, lavorarli tutta la settimana, entrargli nella testa. Quando non hai tempo, anche se adesso ha avuto tempo dopo le nazionali, però i nazionali vanno via, lui c'ha tempo poco di lavorare, ha grandi difficoltà e stasera ha preso una rumba. Penso che dei 2 anni alla Lazio, anno e mezzo ovviamente, un anno, 4 mesi, la peggior partita che lui ha fatto, ma non perché ha preso 3 gol, ne poteva prendere anche 5-6, proprio a livello di ritmo, di idee di gioco, arrivava sempre secondo sulla palla, sempre titubanti, timorosi. E di là, cioè, è vero il messicano che è forte, Jimenez, però se Bobo, noi andiamo a chiedere a 60 milioni di persone in Italia, conosci un giocatore del Feyenoord? Nessuno ti dice di sì. Però quando l'allenatore Slot fa giocare così le sue squadre, infatti l'anno scorso ha fatto bene anche in Europa League, quando è arrivato in Europa League a giocarsi la partita con la Roma, ti mettono in difficoltà, perché fino al 90esimo erano loro in finale e non la Roma. Però poi alla realtà dei fatti, questo allenatore qua ha vinto un campionato l'anno scorso, quest'anno va in Champions League e si fa le partite sempre con tutti, se la gioca a viso aperto, ti dà un coraggio, un'idea, con giocatori tra virgolette. L'anno scorso c'era il giocatore più importante, era Coach Q, che l'ha venduto adesso al Benfica, che era il capitano. Adesso non c'è neanche lui, c'è il messicano avanti, Jimenez, che 2-3 partite con la Lazio ha fatto 5 gol, è devastante sto ragazzo qua, è un 2000, 23 anni. Però io ho visto grandissima difficoltà stasera, grandissima difficoltà. E poi Bobo, questa poi una domanda che io devo fare a te e a Nick, siete stati 2 attaccanti, soprattutto a te che eri attaccante di un livello assoluto. Sta facendo fatica dall'inizio della stagione Immobile. Parto da presupposto, quello che ho detto l'altra volta, non devi metterlo mai in discussione, mai devi dire nulla, ha fatto 200 gol con la Lazio, eccetera. Però c'è adesso sto ragazzo qua che dietro sta spingendo. L'altra volta in 2 partite fa 2 gol e 2 assist e 1 gol. Stasera è entrato, si è procurato il rigore, in un'altra occasione da gol. La domanda è, visto che io l'altra volta ho detto finché ci sarà Immobile, sarà sempre la Lazio di Immobile e mai quella di Sarri, perché Sarri vuole un tipo di attaccante diverso, eccetera. La domanda è, fin quando può andare avanti sta situazione per dargli fiducia al ragazzo? Questa è una domanda che io faccio a te. Il ragazzo è in grande difficoltà dall'inizio della stagione, è finita la stagione l'anno scorso in grande difficoltà, con tanti infortuni, è iniziato quest'anno un'altra volta con infortuni, con grande difficoltà di prestazione. Allora la domanda è, cosa secondo te è giusto fare in questo momento qua? Ma io ti dico, io, per come sono io, sono sempre riconoscente verso i giocatori, no? Cioè, poi c'è che, sai, io perché sono qua non devo fare l'allenatore, allora lo dico, lo penso, no? L'allenatore deve prendere decisioni, quindi ti dico, io lo farei ancora giocare io Immobile, perché comunque, come dici tu, non è in condizione, però diamogli delle partite, vediamo se entra in condizione, se la squadra comunque fa bene, fa qualche gol anche lui, però giustamente l'allenatore dice, metto questo in panchina, ogni volta entra, fa bene, chiaro, fa qualche gol, crea un po' di scompiglio. Esatto. Ci sta che, vedi, non lo so,
l'anno scorso ci sta che non avrebbe tolto Immobile, quest'anno lo toglie perché comunque in panchina c'è uno che può fare qualcosa, no? Però io Ciro gli do sempre comunque per tutto quello che ha fatto. Chiaro. Poi sai, l'allenatore giustamente dice capisco per tutto quello che ha fatto, però io sto giocando stasera e io devo vincere le partite, no? Perché comunque alla fine è così, no? Quindi secondo me giocherà sempre ancora per un bel po' Ciro. Però Sarri è uno che comunque fa pochi discorsi, Sarri, eh? Vero. Cioè lui, vero, se deve levare uno lo leva, non ha... Ha pochi cazzi per la testa lui, no? Quindi... In poche parole tu mi stai dicendo, in questo momento qua, un bel po' ancora di partite, tu ti affidi a lui, a Immobile. Sì, 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 ancora sì, okay. Io Ciro sì. Perché comunque se sta bene fisicamente, è in condizione, uno che fa gol. Vediamo, stiamo a vedere, però, stiamo a vedere. L'anno scorso si è fermato 5 volte. Sì, 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 d'accordo, d'accordo. E ha fatto 10 gol soltanto. Sì, sì, sì. Dove gioca domenica la Lazio? La Lazio domenica... Max. Mi sa gioca che... la Lazio domenica? Ce lo dice Max. A Catanzaro. Silvio sta dormendo. Fiorentina, Lazio-Fiorentina. Ouch. Lunedì sera. Vediamo chi fa giocare. Lunedì sera? Lunedì sera, sì. Vediamo chi fa giocare. Nel calcio, Antò, ci vuole riconoscenza, che non vuol dire farlo giocare per forza. Riconoscenza per tutto quello che ha fatto vuol dire anche che se l'allenatore è Sarri, come ha detto Bobo, c'ha le palle, cioè non è che c'ha le palle, quando ha un'idea o l'ha cambiata, quella è... Se lui pensa che Immobile non è più indispensabile, che parlasse chiaro, che così uno comincia a farsi altri discorsi nella testa, perché così il giocatore, se non gli parli chiaro, lo mette in difficoltà perché si innervosisce, gioca, non gioca, non sa se gioca, se sta bene o non sta bene fisicamente lo sanno loro, però a un certo punto l'allenatore e la società devono prendere le decisioni su un giocatore che ha fatto la storia della Lazio. Se lo devi far giocare comunque di testa, che l'allenatore, che Sarri, pensa che non è in grado di giocare in quel momento o nel proseguo del campionato, è meglio che si mettono subito. Comunque, l'hai vissuto tu all'Inter, l'hanno vissuto dei grandi campioni. Comunque che se non parli chiaro, a parte quello, però lo sport, tanto in tutti i sport, se rendi va bene. Quando cominci, comunque Immobile ha fatto l'anno scorso 10 gol invece di 25, quest'anno non so quanti gol ha fatto. Uno, mi sa. Pochi gol. Ti mettono tutti in discussione, ma non solo lui, tutti quanti. Tutti quanti vanno in discussione, no? Perché comunque fa parte dello sport. Quindi se la Lazio era abituata a vedere un gol a partita da Immobile, ora in queste ultime 20 partite, tra quest'anno e l'anno scorso, ha fatto solo pochi gol. Ma per quello io ti chiedo a te, che sei il più indiziato, per farmi capire. Ok, questo ragazzo c'ha 33 anni. L'anno scorso ha avuto un bel po' di infortuni, quest'anno anche qualche infortunio. Adesso c'è questo ragazzo qua dietro che spinge. Cosa no, io lo faccio ancora giocare, Ciro. Io lo faccio ancora giocare, perché comunque è un attaccante importante. Faccio ancora giocare. Poi che vuol dire? Non vuol dire che non posso toglierlo o posso farlo riposare una domenica, perché sai cos'è che ora lo capisco, prima no, perché eravamo giocatori. Se non ci facevano giocare una o due partite, noi volevamo spaccare tutto. Vero. Volevamo andare in sede e dar fuoco. Che si attaccavano. Dar fuoco alla sede. Con le persone. Alla pinettina, volevamo bruciare la pinettina. Cioè, perché non giochi una o due partite, perché entri nel secondo tempo, perché l'allenatore ti vede più stanco. Cioè, ora lo capisco. Ora direi io, mister, due di fila, la terza entro mezz'ora. Cioè, ora lo direi. Capisci, Anto? Per quello che, Bobo, io ti ho chiesto a te, che sei il più indiziato. Lui invece, se chiedi oggi... a lui, lui ti dice, come quando giocavo, no, voglio giocare io, se sto in panchina ti ammazzo, spacco te. Esatto. Bravo. È quello che ti dico. Oggi tu andresti a Immobile? Ok, allora, ti faccio una domanda. Visto che sto ragazzo qua adesso, Castellanos, sta facendo bene? Stasera è entrato, ha fatto ancora bene. Ok, si dà che, perché questo c'ha qualità, le prossime 2-3 partite gioca lui, e le prossime 2-3 partite questo fa... prestazione di livello, come fai a toglierlo, a metterlo dentro, visto che Sarri è particolare, che fai? Non lo togli, Anto, non lo togli, se lui non significa lo che però definitivamente tu a livello mentale perdi Immobile. No, sai cosa devi fare secondo me, Anto? Uh-huh. Che con noi tanti l'hanno fatto e tanti non l'hanno fatto. Se uno è chiaro, non sbagli mai, Anto. Però noi giocatori, Bobo, quando stavamo dentro era duro, non lo capivamo. Se io ti dico, guarda, Anto, in metti questo la momento, mano. Aspetta, Anto, metti la mano. Vai.
se a me non mi facevi giocare perché mi diceva l'allenatore, guarda, vedo meglio questo, rifallo Anto, piano piano, se vedo meglio questo qua in questo momento, voglio farlo giocare perché è bene della squadra, ma non vuol dire che tu non sei più bravo o non ho fiducia in te, stammi pronto, cioè ci sta, se uno dice la verità, se uno fa, inventa le cose, vai fuori di testa, ma se dici la verità, quando sai cosa, Anto, quando dici la verità non sbagli mai. Chiaro. Poi il giocatore può prenderlo bene o male, no? Però che fa? Cioè, io quando ero il Milan non giocavo, e Ancelotti cosa mi devi dire? Cioè, che lo capivo io, non facevo gol, e chi devo giocare se non faccio gol? Cosa devo pretendere io? Faccio per dire, no? Però Bobo, tu sei andato al Milan dopo che sei tornato, eccetera, eccetera. Ma è uguale, Anto. No, se alla te Fiorentina, lo facevano... Alla Fiorentina? Se te lo facevano, no, se te lo facevano quando eri all'Inter, che facevi due gol a partite. Ma non me lo può fare perché faccio due gol a partita. Esatto, però c'era un momento dove tu due o tre partite non potevi far gol, giusto? Sì, ma non ti levano per due o tre partite. Che vuol dire? Capisci? Diventa casino. Bobo, dici... poi ti ripeto, ognuno ha un proprio carattere, una propria personalità... In questo momento, Bobo, questo ragazzo qua, ripeto, io non sono un grande estimatore di come gioca, però questo ragazzo qua, professionale top, ha fatto 200 gol. Ma nessuno 200 dice... gol, come fa ad accettare lui dire, sono 20 partite che mi mette fuori, ho fatto 200 gol? No, il calciatore non lo capisce. Ci vuole, sai cosa ci vuole? Quello che noi non avevamo, tante volte non avevamo, equilibrio. Quindi, Bobo. Hai capito? Bisognerebbe nascere e poi... Io che vivere, fare esperienza e poi andare a giocare a calcio.